Rieccoci qua in onda, il bello della diretta. Per seguire questa entusiasmante partita, la seconda partita tra Catefilo e Neri Romagnoli. Intanto stanno finendo il riscaldamento e sono pronti per partire con alla battuta Nicola Catapane. Compagni di squadra anche qua nel calcio, una squadra provincia di Cesena. Alla battuta Nick Catapane. Attacco profondo, quasi sulla linea, mi verrebbe da dire. Come primo scambio non c'è male, nel senso che è molto lungo, chiuso intanto da Filippo Antoniacci, ricordiamolo, organizzatore, gestore di Spiaggia 23 qua a Cesena. Mentre di nuovo la battuta Nick Catapane, il panzer del foot volley, uno dei giocatori più solidi, altro più regolari. Punto di Filo Antoniacci. Sì, un altro bel punto di Filippo, che non salvato da Rubens. La palla esce nel campo avversario e 2-0. Battuta fastidiosa di Nick. Ricordiamo, l'esordio non è mai facile per nessuna delle squadre, le prime partite. Poi con questo caldo. Esatto. Caldo. Terzo punto di Nicola Catapane, la palla si spegne all'incrocio delle righe. Caldo però senza vento e che non disturba i giocatori, un minimo di caldo in questo orario è ovvio patirlo, poi si andrà sempre migliorando nel proseguo del pomeriggio, poi ovviamente anche nella serata. 3-0. Intanto un altro scambio molto lungo. Le compagini si conoscono abbastanza bene, giocano anche d'inverno molte volte contro, per cui la palla fa anche fatica a cadere, poi anche la voglia di non rischiare. E 4-0. Rubens e Jack dimostrano un pelo di emozione, no Fede, questo scorcio di partita. Sì, stanno pagando l'emozione, sono partiti un po' con il freno a mano tirato. Speriamo che si riprendano e ci facciano vedere un bel foot volley. Anche perché lo possono fare, ecco, finalmente un nastro aiuta, magari sblocca la squadra composta da Rubens Romagnoli e Jack Neri. Primo punto 1-4, 1 per chi batte, 4 per chi riceve. Alla battuta Jack Neri. Attacco di Filo Antoniacci non passa e si cambia campo sul 2-4. 2 Jack Neri Romagnoli, 4 Antoniacci Catapane. Intanto ricordiamo la splendida cornice che ci ospita qua di Spiaggia 23, terza edizione. Ricordiamo le prime due edizioni vinte dalle coppie spagnole. Intanto terzo punto 3-4, una battuta vincente di Jack Neri. La prima edizione vinta dalla coppia alicantina composta da Dani e Carlos, mentre l'anno scorso si sono imposti Valenciani, Juanito e Sergio Antolinos in una finale tutta valenciana contro Roberto e Luis Carlos. 3-4 la battuta Jack Neri. Ricordiamo a sorpresa il punteggio della partita di prima, che gli olandesi si sono imposti sulla coppia italo-spagnola 18-12. E al 4 pari, intanto dopo il 4-0 iniziale, l'avevamo detto, l'emozione, adesso anche complice qualche errore, adesso il nastro aiuta Filippo Antoniacci, 5-4.
ricezione così così. All'attacco ora Filippo, che con una splendida palla corta conquista il sesto punto, 6-4 per la coppia Antoniacci-Catapane. Adesso riceve male Filippo, non permettendo una buona seconda palla a Nicola Catapane, e 5-6, un punto solo tra i due compagini. Fede, come vedi questo scorcio? Qualche errorino magari rispetto alla partita precedente? Rispetto alla partita precedente, sì. Punteggio. Un po' di emozione tradisce i portabandiera dei nostri colori, come in questo caso un errore di Filippo, 6 pari. Come avevamo previsto, era una partita punto a punto. Sì, e lo sapevamo che Neri e Romagnoli sono una coppia che in questo frangente, in questo scorcio di 2014, sta mettendo in difficoltà coppie più affermate, coppie anche più esperte. La dimostrazione è questo inizio di primo set, 6 pari. Ricordiamo che questo è il gruppo dove Pablo e Carlos sono le teste di serie e andranno a giocare subito dopo contro l'altra coppia spagnola, composta non da Edu e Roger come avevamo annunciato, ma da Tony e Roger. Intanto settimo punto, quasi una parità a scacchi in questo momento, 7-6 7-6 in questo momento alla battuta Nicola Catapane. Otto a sei. Allungano un mini gap Cate e Filo. Tanto vediamo che tutte le bandiere delle squadre venute a partecipare al nostro torneo, compresa la bandiera stupenda della Corsica portata dal portacolori Antoine Ottaviani. Tanto 7-8 questo punto firmato Jack Neri, il quale si appresta a servire, dicevamo, Antoine Ottaviani, uno dei giocatori più giovani e più forti del panorama futbolistico europeo. Tanto Filippo mette a segno un bel punto, 9-7. Dicevamo, uno dei più forti, dei più affermati, già diversi successi, già diversi tornei vinti come Piana, Nizza. La spallina la più conosciuta del football, Antoine Ottaviani in coppia con Charles Lazny da Nizza. Uno invece dei fisici più forti del football e uno degli attaccanti sicuramente più insidiosi del panorama futbolistico. 10-7 intanto qua sul centrale di Spiaggia 23, 3 punti di separano Filo e Cata, quando una stupenda palla diagonale di Rubens casca nel campo della coppia cesenate, e ottavo punto, 8-10. Ricordiamo a seguire Spagna contro Spagna qua sul campo 1, Pablo e Carlos contro Roger e Tony. La fortuna assiste Rubens con uno sghetto insidiosissimo e continua quindi a battere da 7-10 a 9-10 ancora la battuta Rubens Romagnoli. Se fosse passata sarebbe stata una splendida palla corta, invece non passa questa pinga di Filippo Antoniacci, e 10 pari. Non riesce a decollare, nel senso che nessuna delle due compagini riesce a imporsi, Fede. No. Una splendida palla corta questa, no, di Jack. Bellissima, bellissimo gesto tecnico. Diciamo un po' il suo punto forte, questa palla corta. Sì, no, le palle messe. E sto giro il net invece non aiuta Rubens, e si va sull'11-11.
dicevamo, la palla corta di Jack Neri, un giocatore che nell'ultimo anno ha messo su una bella palla corta, tantissimo. Ha migliorato molto atleticamente, sicuramente uno dei più allenati in questa specialità. Ricordiamo che è un giocatore che viene dal beach tennis, quindi è sempre abituato a stare sulla sabbia. Assolutamente sì, lo ricordiamo per chi non lo sapesse, un ottimo giocatore di beach tennis, Jack Neri, appassionatosi al foot volley e in poco tempo riuscito a salire comunque non ai gradini, diciamo, d'elite, però sicuramente tante vittorie di prestigio quest'anno e soprattutto un grande miglioramento nei fondamentali, in tutti i fondamentali. Tanto che parlavamo 13-11 per la coppia Cadefilo, con un bellissimo attacco di Filippo Antoniacci, diagonale lungo, quasi sulla riga. Palla troppo forzata quella di Rubens sul nastro, non riesce il Tubarão a Jack. Mentre dicevamo che sul campo 1 dopo andranno a giocare Pablo e Carlos contro Tony e Roger, mentre sul campo 2 tornerà in campo Paolo Mazzieri, intanto time out qua sul campo 1. Andrà in campo sul campo 2 di nuovo Franco Ortese e Paolo Mazzieri contro la coppia albanese. Albania, composta dal talento per eccellenza del foot volley albanese, italiano anche, perché ormai vivono qua da tantissimi anni, nato qua credo Isli, di appena 17 anni, con il suo compagno Drittan, invece una vecchia conoscenza, no Fede, delle nostre spiagge. Sì, delle spiagge soprattutto di Cervi. Dicevamo, Isli, uno dei giocatori di futuale più giovani, ce lo ricordiamo, 4 anni fa, soli 13 anni, già protagonista dei primi tornei, quando ancora nel fisico, nell'altezza lo aiutavano. Adesso assolutamente uno dei talenti più puri da seguire, a cui auguriamo veramente un futuro roseo in questo sport. E facciamo i migliori auguri. Calcio ovviamente, in tutto ovvio. Alla battuta, ritorniamo intanto in diretta, 14-11, Filippo Antoniacci. Grandissimo punto di Jack Neri, lungo linea, lungo. 14-12, accorciano le distanze Jack e Rubens e Jack Neri alla battuta, cercando di colmare il gap. Bell'attacco di Filippo Antoniacci, difesa di Rubens che però termina in rete e secondo Tubarão non riuscito consecutivo a Jack. Di solito ci ha abituato anche in questo fondamentale del Tubarão, uno dei più difficili, a riuscirci, invece due tentativi non andati a segno. Ricezione sbagliata adesso di Jack Neri sulla battuta insidiosissima di Nick Catapane. 4 lunghezze, 16-12, adesso Fede è molto difficile. Adesso è molto dura poter recuperare questo punteggio. Un'altra bellissima battuta di Nicola Catapane. E si va verso il primo match point di questa partita, no? Fede, 17-12. Una ricezione non perfetta, salva Rubens, ma la sua seconda è troppo vicina alla rete per essere salvata. Ricordiamoci, match point Catapane, Nicola, anche lui ormai da 4 anni ai vertici del football italiano, in coppia sempre con compagni diversi, lui arriva sempre. E finisce qua 18-12, Fede, questa partita,
Pronostico mi viene da dire quasi rispettato, anche se la mina vagante Neri Romagnoli non è riuscita nell'impresa. Non è riuscita nell'impresa. Diamo la linea alla pubblicità e ci troviamo subito dopo. Bentornati, siamo qui con Nicola e Filippo che hanno appena giocato. Com'è andata la partita? Fortunatamente abbiamo vinto 18-12, quindi la prima è stato, diciamo, un ottimo esordio. E tu sei un veterano, vero, di questo torneo? Partecipi da un po'? Beh, ormai ho 31 anni, quindi sono già quasi 10 anni che pratico questo sport, quindi sì, non proprio un veterano come magari Maurizio Galli e Conor Agostini, che sono quasi da 20-25 anni che lo praticano, però sì, sono quasi un esperto, dai. E come vi siete avvicinati a questo sport? Come avete iniziato? Ma abbiamo iniziato qua a Cervia, ci sono molti bagni al mare dove si pratica questo sport, dove diciamo è iniziato con i giocatori di Serie A e poi piano piano anche chi non gioca a calcio l'ha iniziato a praticare. Noi non, sfortunatamente non giochiamo in Serie A, però abbiamo provato, ci piace, ci divertiamo, ci alleniamo, quindi abbiamo continuato. E credete che continuerà a prendere piede tra i giovani questo sport? Si sta diffondendo? Sicuramente in giro per l'Italia ci sono diverse realtà che stanno prendendo piede, non solo in Romagna, che diciamo è la patria del foot volley, ma anche in diverse zone come a Roma, Pescara, Savona e altre zone, quindi ci auguriamo che il movimento cresca sempre per tutti, insomma. E anche tu, Filippo, quant'è che pratichi questo sport? Filippo, io sono Nicola, io anche io da quasi 10 anni che pratico questo sport. Però l'inverno... Però è il primo anno che partecipi? È il primo anno che partecipo a questo torneo, perché sono, essendo un giocatore di calcio dilettantistico, non posso partecipare a tutti i tornei, però ogni volta che si fanno questi tornei è molto bello e partecipo molto volentieri. D'accordo. Grazie, quindi per l'intervista è tutto, passiamo la linea a Ruben. Grazie, ciao.